Occorre uno sforzo in più. Nonostante la batosta elettorale alle politiche del rigore, la Commissione europea, in scadenza di mandato, chiede al nostro Paese interventi aggiuntivi per rispettare i patti di stabilità. In particolare preme per lo spostamento del carico fiscale dal lavoro a consumi, immobili ed ambiente. Dalle pagelle di Bruxelles, che riconosce la volontà del governo di procedere con le riforme, tuttavia non arriva alcuna richiesta di una nuova manovra, né il temuto no al rinvio del pareggio di bilancio. L'esecutivo così avrà più tempo per aggiustare i conti e ridurre il debito pubblico, il vero problema dell'Italia, sottolinea il commissario all'economia Olli Rehn. Nessuna bocciatura dunque, un risultato tutto sommato positivo, frutto anche del successo elettorale di Matteo Renzi. Le raccomandazioni di Bruxelles, che spingono per la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale, non turbano così più di tanto l'esecutivo, anzi Renzi trova l'occasione per rilanciare. Entro la fine di luglio arriva lo Sblocca Italia, un nuovo provvedimento per dare il via libera ad interventi fermi da 40 anni. Un'operazione dall'enorme portata: sarebbero almeno 372 le infrastrutture pubbliche rimaste da tempo al palo, le troviamo in tutte le parti della penisola. Alcuni esempi: la mancata bonifica dell'area di Bagnoli, ex Sital Sider, oppure il tratto Napoli-Bari ad alta velocità, o la superstrada Perugia-Ancona, e ancora la discarica di Bosco Stella in Lombardia, la centrale a biomasse di Cepagatti in Abruzzo e la linea C della metropolitana di Roma. Senza dimenticare il capitolo edilizia scolastica, sarebbero 18 miliardi di euro da spendere in 2 anni per far ripartire 8.200 cantieri.